Ciao, sono Stefano e questa è la video recensione dell'LG L9 II. Il prodotto non ci è piaciuto molto, il design è un grande passo indietro rispetto all'L9 vecchio. La superficie antiscivolo è sparita, sono spariti i tasti touch retroilluminati ed è sparito il sensore di luminosità, cosa gravissima. Molto grave anche l'autonomia, nonostante la batteria da 2150 mAh, l'autonomia è di soltanto un giorno e mezzo. La versione di Android ha anche qualche problema in quanto è rimasta ad Android 4.1.2 e la presenza di un solo gigabyte di RAM, causa alcuni impuntamenti che non dovrebbero manifestarsi in un dispositivo di fine 2013. Il sensore da 8 megapixel non sembra cavarsela egregiamente. Buonissima invece la possibilità di espansione tramite microSD, la presenza di NFC, di comandi remoti per fare da telecomando e di un audio in chiamata veramente altissimo. Il nostro voto finale sull'LG L9 II è di 2 stelle e mezzo su 5. Vi invitiamo a vedere la video recensione completa e la recensione testuale sul nostro portale per capire perché.